Ogni azienda americana ha delle politiche ben chiare su come gestire la sua presenza nei vari territori internazionali. Universal è da sempre stata molto sensibile alla possibilità di distribuire o produrre dei film nei vari paesi in cui è presente. Per l'Italia, 4 anni fa, quando mi hanno chiesto di investigare questa possibilità in maniera concreta, prima lo facevamo ogni tanto, una volta all'anno, una volta ogni 2 anni, 2 volte l'anno andavamo a contattare o venivamo contattati da dei produttori italiani e insieme a loro si decideva di distribuire o di coprodurre un film. Un piccolo dettaglio, ci sono 3 modi per distribuire un film italiano da una società americana. Uno è fargli solo la distribuzione nelle sale, nel senso che noi prendiamo il film finito, il produttore lo ha già pagato, lo ha già prevenduto alle televisioni, ad un video, noi glielo distribuiamo semplicemente fisicamente, nel senso mettiamo a disposizione la nostra organizzazione per gestire il rapporto tra il distributore e il gestore delle sale cinematografiche. In quel caso, economicamente parlando, è a bassissimo rischio per noi, perché poi il rischio se lo prende quasi tutto il produttore. La seconda possibilità è che noi si entri in coproduzione, il produttore ci porta un progetto, ci interessa e ci dice che lui riesce a finanziarlo fino a tot e il resto chiede una coproduzione e subentriamo noi. In quel caso diventiamo partner a tutti gli effetti sulla produzione del film. E dunque la distribuzione avviene come coproduttori. L'altra possibilità è che se ci piace enormemente un film che porta un produttore, questo produttore magari ha avuto un'idea favolosa ma non ha la possibilità di produrlo, allora acquistiamo tutti i diritti di quel film dall'inizio, dunque lo produciamo al 100% noi usando il know-how del produttore proprio che lavora sul film. Noi non siamo produttori, nel senso non lavoriamo sui set dei film, non li produciamo, non li generiamo. Però ci affidiamo dei mestieranti che lo sanno fare benissimo. 3 anni fa abbiamo deciso di entrare in maniera un po' più pesante sul mercato italiano, perché il mercato italiano stava crescendo. Le quote del mercato americano, Franco, sono abbastanza stabili. Ci sarà l'annata migliore, l'annata peggiore, ma la rappresentiamo in media sempre il 55-60% di un mercato. In Italia il caso e la fortuna ha voluto che negli ultimi anni la cinematografia italiana è cresciuta enormemente, cosa che non è avvenuta in altri paesi. Hai usato una parola, il caso. Prego? Hai usato una parola, il caso. Il caso nel senso abbiamo legato la nostra decisione di entrare più pesantemente al fatto ogni film è un caso, perché non sono tutti prototipi, se vanno bene poi. E dovendo investire, si è deciso di, invece di andare a fare una ricerca film per film, produttore per produttore, abbiamo deciso di entrare in società con una società di produzione italiana che si chiama Cattleya, che è ben nota per la produzione di film di gran qualità da tantissimi anni, e Universal ha comprato una quota della società, per cui da 3 anni a questa parte siamo partner in coproduzione e distribuzione di film, di spot pubblicitari, di televisione, tutto quello che fa Cattleya, e continueremo chiaramente su questa strada. Come tutte le avventure nel cinema, ha avuto i suoi alti e i suoi bassi, qualche film è andato benissimo, qualche film è andato malissimo. Però ecco, la voglia è quella comunque di continuare.